Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, come vedete davanti a me ho delle ciotole, ok, con delle farine all'interno, delle uova. Qui ho un'altra cosa che poi vi dirò, perché in questo video andremo a parlare di self-made. Nello specifico non è un parlare di self-made, è più che altro un rispondere un po' sempre a tutte quelle domande che appunto ci fate, perché in questo periodo io e Max stiamo cercando di raggruppare un po' tutti gli argomenti di cui ci avete fatto delle domande, delle richieste di fare dei video che non abbiamo fatto fino a prima, e appunto in questo periodo stiamo cercando di raggruppare questi argomenti e cercare di fare appunto dei video proprio per rispondere. Insomma, approfittiamo di questo periodo dove purtroppo si deve star fermi e appunto cerchiamo di fare appunto dei video per rispondere un po' a tutte quelle domande che magari fino a prima non abbiamo fatto a tempo a rispondere. Quindi questo è un video dedicato a tutte, e dico tutte perché siete in tanti che ci fate questa domanda, veramente in tanti, tutte quelle persone che ci chiedono informazioni riguardo al self-made. Le domande che ci fate in base, diciamo, in questo contesto sono: che mix mi consigli? Altre sono che ci mandate delle ricette vostre e ci chiedete un consiglio, se, appunto, se da parte nostra può andare. Altre invece ci chiedete proprio dei consigli specifici su dei mix, a volte ci chiedete se una farina va bene con un'altra. Insomma, parlare di self-made è sempre molto complesso e molto vasto, perché è un mondo dove si potrebbe parlare e discutere per ore, e diciamo che si andrebbe a finire veramente delle volte su argomenti più grandi di noi. Quindi, facendo dei passi indietro, diciamo che il fulcro della domanda si concentra proprio su partire nel fare un mix. Quindi molti di voi vogliono partire, vogliono cominciare a fare il loro primo mix, vogliono cominciare a crearlo. Allora, noi di solito quando ci chiedete appunto consigli su self-made, in particolar modo a quelli di voi che non hanno mai avuto nessuna esperienza proprio a livello di impasto, di estrusione, di duratura, quindi zero assoluto, noi solitamente consigliamo di partire con dei mix pronti, quindi dei mix che sono già pronti, collaudati, e sono già dei mix insomma a posto, che una volta che voi andate a mettere le uova, gli aromi, magari qualcos'altro, insomma a livello di qualche aminoacido così, se praticamente voi siete già a posto, sapete già che il mix andrà bene, che lo volerete tranquilli, che lo studierete tranquillamente, quindi non avrete nessun intoppo perché sono mix comunque già testati. Cosa cambia invece quando dovete farlo voi il mix, quindi quando voi andate a fare le dosi delle eventuali farine che vanno a comporre il vostro mix? Ecco, qui è il problema, perché appunto delle volte mettendo delle dosi eccessive di una farina piuttosto che di un'altra, e magari una farina rispetto a un'altra, si va a creare dei problemi nel mix. Quindi il mix delle volte può non lavorare, può non estrudere bene, si possono formare dei buchi in fase di rullatura, quindi possono sorgere mille problemi e le cause possono essere tante. Quindi qui è il vero problema del self-made per chi inizia: la composizione del mix. Ora, in questo video appunto cercherò di consigliarvi un mix semplice, veloce e sicuramente che ha un costo veramente basso, ovvero il 50-50. Di questo mix ce ne sono sicuramente molti di video su internet, in rete, appunto ce ne saranno veramente tanti dove potete andare a vedere come si fa questo mix, e insomma ce ne sono veramente tanti di video. Noi andremo lo stesso a farvi vedere come fare questo mix, appunto per rispondere a quelli di voi che ci hanno chiesto informazioni su il mix. Vi dico questo, ragazzi, perché è un mix semplice da fare, veloce, ed è un mix efficace, è un mix che va bene sempre, perlomeno noi abbiamo visto che è un mix che è praticamente sempre efficace, va in pastura, lavora bene,
è funzionale come mix, quindi è una base, perché poi da qui, da queste farine, poi voi partite con il mix, magari a fare il fish meal, il beard fish, il beer food, quindi poi da qui togliendo, mettendo, facendo appunto queste cose qui andate a formare poi altri tipi di mix. Ma la base del mix appunto è questa, il 50-50, ovvero semolino, TTX e soia. Queste sono tre farine che vanno a comporre il mix 50-50. Dovrete munirvi di queste tre farine, uova, e io metterò anche della cannella, ok? Quindi in questo mix andrò a mettere un po' di cannella per dare un po' un tocco in più. Ora vi farò vedere come fare il mix, quindi vi farò vedere fisicamente come lo preparo e niente, poi appunto andremo a fare assieme le boils, quindi andremo ad estruderle, a rullarle e a cucinarle. Qui sorge un problema, perché ovviamente ragazzi, non vedendo Max, la roba da self-made è a casa di Max, quindi io non ho nulla, quindi ho solo queste farine e non ho nient'altro. Quindi sarà una reale situazione dove uno di voi che vuole partire a fare appunto self-made non ha la rullatrice, non ha la tavola di rullaggio, insomma non ha l'estrusore, quindi non ho nulla, farò tutto a mano. Quindi vedrete anche il tutto fatto praticamente a mano. Quindi ora io andrò a fare, direi di partire con il mix, quindi vado a mettere assieme le farine e le uova e comincerò a impastare il tutto. Per preparare questo mix, allora vi dico le dosi delle farine, ok, con le uova. Occhio anche qui, perché c'è chi dice ma io metto 350, io metto 400, voi mettete quello che volete. Io vi dico quello che Climax ha imparato, quindi noi vi diciamo quello che noi abbiamo imparato ed è come noi lo facciamo, ok? Libertà assoluta. Noi mettiamo 400 di TTX, 300 g di soia austria e 300 g di semolino. Minimo 6 uova per chilo, può essere anche 7, 8, poi dipende in corso d'opera. Quindi queste sono le percentuali che andrò a fare in questo mix. Ripeto, 400 di TTX, 300 di soia e 300 di semolino, e partirò con 6 uova, quindi queste saranno le dosi che andranno a comporre il nostro 50-50. E bene, idea di partire e via. Bene ragazzi, allora io in questo video non farò un chilo di mix, ma farò mezzo chilo, ok? Quindi andrò a dimezzare le dosi che vi dicevo prima, quindi anziché fare 400 di TTX, 300 di soia e 300 di semolino, farò 200 di TTX, 150 di soia e 150 di semolino e farò 3/4 uova. Ok, quindi partiamo. La cosa importante da fare ora è prendere le farine, che io le ho già pesate, e metterle praticamente assieme. Ok? Allora, una cosa che ci hanno insegnato a noi, quindi non è uno standard, è una cosa che a noi ci hanno insegnato, è mettere assieme tutte le farine, quindi voi andate a comporre il vostro mix, una volta messo assieme tutte le farine che vanno a comporre il vostro mix, le mescolate per bene, ok? Una volta mescolate, le lasciate riposare 2/3 giorni. Allora, noi abbiamo fatto questa prova. Praticamente questo serve per far sì che tutte le farine legano tra loro. Quindi andate proprio a far sì che ogni farina assorba l'altra, quindi si amalgamano praticamente tutte quante assieme le farine e il mix sicuramente avrà una resa migliore. Questo noi l'abbiamo provato e abbiamo notato la differenza. In tutte le varianti del nostro mix che abbiamo fatto, abbiamo provato a fare anche questa, quindi anche qui un consiglio che possiamo darvi, che ci hanno dato a noi e abbiamo visto che è funzionante, appunto è il discorso di mettere assieme tutte le farine e lasciare riposare 2-3 giorni, quindi poi dopo 2-3 giorni voi fate il mix. In questo caso non lo faremo, però è solo per appunto mostrarvelo, quindi
per questo video lasciate perdere, però potete tranquillamente farlo. Ok, e qui abbiamo le farine del mix. In un'altra ciotola, ok, fate la parte liquida, quindi qui andrete a mettere le uova, eventualmente aromi, ok, quindi andrete a mettere tutta la parte liquida e poi andrete a mettere il tutto assieme. Andata la cosa dentro. Ok, allora io partirò con 4 uova perché ho dimezzato appunto il mix, quindi lo farò con 4 uova. Allora, ci aggiungo anche la cannella. Allora, ne metto un cucchiaio bello abbondante, ok? Perché comunque è molto forte. Quindi mescoliamo il tutto. Questo, ragazzi, lo dovrete fare prima, come vi dicevo prima, lo fate appunto quando lasciate riposare le farine. Adesso dovete cominciare a creare il vostro mix. Allora, buttate le uova e cominciate a impastare il tutto. Allora, il mix, quando non vi si attacca più alle mani, vuol dire che avete fatto, siete arrivati insomma alla fine, quindi l'obiettivo è quello di arrivare e che il mix non si attacchi alle mani. Se vedete che appunto è secco, o ci aggiungete un po' d'uova, ancora un uovo o due, oppure l'acqua. Eccola qui, avete fatto il vostro mix. Adesso bisogna estruderlo e ovviamente rullarlo, ma noi, non avendo l'estrusore e la rullatrice, faremo tutto a mano. Comunque, ragazzi, avete visto, eccolo qui, ci ho messo veramente un attimo a farlo e il mix è compatto,
ed efficace e anche un buon profumo. Bene, ora, non avendo appunto l'estrusore e la tavola di rullaggio, devo fare tutto a mano. Quindi, cosa faccio? Comincio a tagliarmi dei pezzi di mix e comincio a fare questa cosa qui. Allora, se le fate a mano è importante riuscire a farlo il più omogeneo possibile, perché questo cosa andrà a comportare? Ovviamente non avrete la perfezione che appunto avrete usando una tavola di rullaggio, quindi non le farete tutte del 16, tutte del 20, tutte del 14, del 15, verranno fuori delle boilies di varie misure. Questo cosa vuol dire? Varie misure, vari tempi di cottura, perché una boilies del 14 o del 20 non ha lo stesso tempo di cottura, quindi dovete tener conto di questa cosa qui. Quindi poi quando andate a cucinarle dovrete fare attenzione ai tempi di cottura, perché se fate vari diametri ovviamente hanno varie tempi di cottura, possono essere diversi anche di qualche minuto l'una dall'altra, quindi fate attenzione a questo passaggio un po' importante. Allora, fatto il vostro serpentone, ripeto, cercate di farlo insomma il più omogeneo possibile, poi ovviamente non fa come riesce. Poi prendete e cercate di tagliare gli stessi pezzi, insomma della stessa misura. Se ci riuscite, meglio fate qui, più le palline verranno a somigliarsi, quindi avere circa gli stessi diametri. E poi ragazzi, si fa a mano, alla vecchia maniera, eccola qui. Allora, eccoci qua, abbiamo finito di rullare tutte le palline, più o meno ho cercato di fare una misura del 20, grosso modo, e adesso andiamo a cuocerle. Allora, adesso le boilies le andremo a bollire, perché appunto non andando la vaporiera, ragazzi, devo per forza farle bollire, quindi appena l'acqua comincia a bollire, butterle dentro le boilies, nel momento in cui verranno a galla le andrò a togliere. Quindi vi farò vedere anche un po' questa parte qui. Ovvio ragazzi, se le cuocete a vapore è meglio, perché si inzuppano meno d'acqua
e sicuramente disperderanno molto meno aroma che cuocendole appunto con l'acqua. Quindi questa è un'enorme differenza che abbiamo visto anche noi di cottura tra vapore e con l'acqua, quindi con la bollitura. Quindi ora vedremo la cottura con la bollitura. Bene ragazzi, allora boilers finite, cotte, e adesso avranno bisogno di 3 o 4 giorni di asciugatura circa, e però come vedete la boilers io la schiaccio ma non si schiaccia, non si reimpasta, quindi vuol dire che è cotta. Allora, una premessa, noi preferiamo ovviamente la cottura a vapore, ma perché è una cottura migliore, una cottura che fa disperdere meno aroma, la pallina si zuppa meno, quindi secondo noi è migliore la cottura a vapore, poi ovviamente ognuno fa quello che crede, però ecco, avete visto che con mezzo chilo di mix, perché alla fine ho dimezzato, ho fatto mezzo chilo, sono uscite circa 117 palline del 20 più o meno, ho cercato di fare del 20, poi saranno sicuramente più grosse, però giusto per darvi un'idea, ok, con in mano, eccola qui. Quindi 117 palline da innesco che potete fare tranquillamente a casa vostra con un mix veramente semplice, veloce e con una spesa veramente minima. 3 farine ragazzi, ma fondamentali, essenziali, e come vedete il mix esce, quindi in
poco tempo riuscite a farvela a casa. Avete visto che anche senza tavola di rollaggio, senza l'estrusore, comunque si riescono a fare, ma sicuramente avrete visto molti altri video farlo. Però comunque ho voluto farvi vedere che, vista l'occasione che non ho nulla a casa, che appunto è fattibile. Quindi tutti coloro che vogliono partire con un mix, che vogliono provare a farsi il proprio mix, partite da questa base, dal 50-50. È un mix, ragazzi, che questa pallina qui è una pallina che in acqua è funzionale, va bene, potete pescarci sempre e sarà sempre una pallina efficace. Questo abbiamo potuto vederlo anche noi, quindi possiamo garantire che è così. E basta, poche cose, semplici come al solito per chi vuole partire. Questo è il consiglio che diamo noi. Spero che questo video, ragazzi, vi sia stato utile. Speriamo che in qualche maniera qualcuno di voi che si vuole avvicinare a self-made, che possa partire appunto facendo questo tipo di mix. E come avete visto, ripeto, non è difficile, molto semplice e veloce. E basta, ragazzi, noi vi diamo appuntamento al prossimo video e come al solito ci si vede e tante belle cose. Ciao!